continuiamo con i video dedicati ai ricordi, i video per non dimenticare tutto ciò che ci hanno detto e tutto ciò che ci hanno fatto. Oggi vi voglio parlare di Samuele Bersani. Mimar, il cantautore, ma che c'entra? Ma no, dai, quel politico lì, come si chiama? Quello che... dai, quello che era del PD, adesso nel partito di Robertino, articolo 1. È quella roba lì, è quella roba lì. Ah, Pierluigi Bersani, ma dai, è stato anche presidente della regione Emilia-Romagna. Sì, lui. Ah sì, perché cosa ha fatto? Era il 13 gennaio 2022 e domani ricorrerà l'anniversario e fu ospite di Piazza Pulita, trasmissione di La 7, presentata dal grandissimo giornalista Formigli. Avevano appena mandato in onda un servizio su noi pericolosi no buzz, su manifestazioni che si erano tenute al confine tra l'Austria e l'Alto Adige. E avevano intervistato uno psicologo che diceva cose assurde, tipo che il Covid si può curare con la vitamina C, la vitamina D, parlava dei tamponi, ma cose, non me le fate neanche ripetere, delle cose assurde, assurde. E poi entra in studio Bersani. Vi avviso, mettetevi comodi, respirate lentamente, allontanate da voi tutti gli oggetti contundenti e cercate di rimanere calmi. Do il benvenuto a Pierluigi Bersani, grazie per essere in questo studio. Buonasera. Buonasera. Ha visto che roba? Ma magari i carabinieri possono anche fare qualcosa in questi casi. Ma secondo me dopo questo servizio qualcosa faranno i carabinieri. Bisogna che facciano qualcosa, perché ragazzi non credo che vanno prese alla leggera affermazioni di questo genere. Ma che perché intanto che le ascoltano... Formigli, c'è anche qualcuno che ci crede, Cioè, se non si mette al subito questo tipo lodevole di segnalazione dell'informazione in una popolazione che al margine c'ha anche questo problema, ci credono a questo qui, qualcuno ci crede. Allora, domani i carabinieri facciano qualcosa, che così ci capiamo, perché se no... Qui, il problema qui è che questi non è che dubitano del vaccino, eccetera, dubitano della matematica, ritengono che la matematica sia un'opinione. Noi abbiamo l'8%, 10% di Novax e abbiamo di Novax il 72% nelle terapie intensive. E sarà ora di dire che finché si può, si cura tutti. Io sono il primo a dirlo. Arrivassimo al punto che i medici devono scegliere chi curare, bisogna che rifacciano la classifica. Cioè un vaccinato ha la priorità su un non vaccinato? Finché c'è posto, bon. Ma se non ci fosse posto, non sta fuori uno malato di tumore o di leucemia perché questo qui... dice che il vaccino è una roba da ridere, Questo bisogna che lo diciamo. E allora, ma lei pensa che l'obbligo vaccinale che ha introdotto il Presidente del Consiglio Draghi funzioni a questo proposito? I problemi di questi obblighi generali, eccetera, non è nel principio che è sacrosanto, è nell'applicazione. Io va bene, va benissimo, ma io penso che, forzare di più sul Green Pass o Super Green Pass, mano a mano, nelle categorie, eccetera, forse è la strada più giusta. Cioè, Formigli, qual è il problema adesso? Con questo Omicron qui è cambiato il film. C'è una difficoltà anche per il governo. Perché? Perché nei grandi numeri che porta Omicron, tu hai una specie di ossimoro, tu hai una pressione sugli ospedali, sul sistema sanitario pericolosa, ma dal lato dell'opinione pubblica anche una banalizzazione. C'è quasi l'istinto a un'autogestione. Però mi scusi, perché quest'idea lei... di contagiati non sintomatici, paucosintomatici, eccetera, si sta diffondendo. Allora, dare un messaggio di comunicazione, anche trovare misure
adeguate e in questa fase, speriamo che nelle prossime settimane, come forse è pensabile, la curva cali e allora si ragionerà meglio, non è semplice. Se siete arrivati fino a qui, suppongo che avrete i nervi a fior di pelle. Però io vi invito alla calma, state tranquilli, la verità sta venendo fuori. Ogni giorno che passa, chi vuole capire si sta rendendo conto che noi avevamo ragione. E quindi calmi, tranquilli, tanto alla fine vinceremo noi. È solo una questione di tempo. Non è che dubitano del vaccino, eccetera, dubitano della matematica, ritengono che la matematica sia un'opinione. Noi abbiamo l'8%, 10% di Novax e abbiamo di Novax il 72% nelle terapie intensive. E sarà ora di dire che finché si può, si cura tutti. Io sono il primo a dirlo. Arrivassimo al punto che i medici devono scegliere chi curare, bisogna che rifacciamo la classifica. Cioè un vaccinato ha la priorità su un non vaccinato? Finché c'è posto, bon. Ma se non ci fosse posto, non sta fuori uno malato di tumore o di leucemia perché questo qui dice che il vaccino è una roba da ridere. Questo bisogna che lo diciamo. E allora? Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.